confonde. Cara Barbara, oggi ci fai un piatto meraviglioso, tipico proprio dell'Alto Adige. Vi porto in baita. In baita. Uova, specche e patate. Wow, uova, specche e patate. Proprio tradizionali. Tradizionali, avete tutto in casa, eh? Sì, dire, sia lo specchio, tutto. A me poi piace, diciamo sempre. Che le abbiamo anche un po' ingolosite perché abbiamo messo il formaggio alla piastra, abbiamo messo il burro aromatizzato, le abbiamo un po' arricchite. Non è solo uova, ancora, specche dai, e patate. Freddino, febbraio, c'è ancora neve in montagna. C'è ancora neve e vi ho portato un po' di freddo. Io ho visto che qua fa caldissimo. Qua fa caldo. 14 gradi, una cosa sì, sì, ho visto anche insomma in tutta Italia molto. Invece da voi fa ancora freddo. Noi abbiamo ancora il meno davanti, sì. Meno, ma meno male, che fortuna. Meno male, meno male, infatti. Tu riesci, adesso che sei abituata da tanti anni a vivere lì, a poi ti piace ancora il caldo? O io amo il freddo, veramente, di mio. Però diciamo che sì, apprezzo anche il caldo. Quando è caldo, qui per me è estate. Ah, è vero. È relativa la concezione di caldo. Sì, esatto, esatto, esatto. Fa molto caldo oggi. Allora, burro, perché giustamente burro. Il burro è tipico. Quindi poi tu abbiamo... questa patata è già bollita, vero? Questa patata è già bollita, sì. Quindi anche quando abbiamo qualche patata che avanza... Ecco, esatto, che non sappiamo mai cosa... A me capita, non sappiamo mai magari cosa farne, quindi... Sai, le patate, io credo che le patate, le uova sode in casa non mancano mai, no? Perché magari in insalata uno mette un uovo sodo. Assolutamente, una cosa, uova, patate... Le patate non si sa mai come usarle e si possono comunque utilizzare così. Quindi andiamo a fare un bel fondo di burro. Andiamo a mettere le patate, un bello strato di patate, e non le tocchiamo, noi infatti ce le abbiamo anche già pronte, perché devono fare la crosticina. Quindi che non, la le, non le giri, le no, lasci non così. Le giriamo, le mettiamo così che vanno da sole, e a questo punto andiamo ad aggiungergli un po' di cipolla, facoltativa, ma diciamo che la cipolla con lo speck si sposa bene. Esatto, quindi lo metti sopra le cipolle. Le mettiamo bene. Sopra così non so, si bruciano. Le cipolle sopra. Alle patate, perché così non si brucia. Ricordo che le patate sono lessate, quindi possono essere, come ha detto bene Barbara, anche delle patate avanzate che abbiamo a casa. Esatto, se no le possiamo mettere un attimo. Guarda, ci vuole più tempo a ma dirlo che a farlo. Sì, sì, è vero. In casa si vuole. Tu come le fai bollire? Con l'acqua e basta? Microonde? Ma al vapore, al microonde. Al vapore se devo fare delle preparazioni un po' come gnocchi, con cose che dove devono essere... C'è una diversità di cottura, professore, a seconda dell'uso delle patate? Assolutamente sì. Quindi se dobbiamo avere delle ricette asciutte, è meglio non immergere nell'acqua o nell'ipotesi, insomma, lasciare la buccia. Nel microonde ricordo che le patate però rimangono molto, come posso dire, pongose, quindi bisogna scegliere appunto la cottura più adatta in base alla ricetta. È giusto, vedi, abbiamo capito. Quindi cipolle sopra, guardate che belle, sale e immagino il pepe. E un po' di pepe, esatto. Lo dobbiamo coprire per far cuocere o no? Allora no, questo lo facciamo andare basso, poi a un certo punto, adesso noi ce le abbiamo già pronte come ho detto perché... Se andiamo a girare adesso si spappolano, diventano il purè. Invece bisogna fare una bella crosticina. A un certo punto andiamo con una spatolina e andiamo a girarle. Quando la crosticina si è fatta? Quando la crosticina è fatta, adesso vediamo se qua sotto... Ecco, ecco così. Vedete? Quando la crosticina è fatta ci aiutiamo con una spatolina e le giriamo. Noi adesso ne facciamo vedere un'altra, ma abbiamo ecco, già... Ecco, vedete, crosticina e la giriamo. Vedi, l'importante è lasciarle piano che piano facciano la crosticina. Ci vorrà un quarto d'ora, no? Sì, sì, ci vorrà una decina di minuti, ci vorrà... Se vediamo se... Vedi? Subito si colorano, non è che ci voglia sì, tanto. Sì, è il burro, questa è la potenza del burro che è fa questo effetto. Quindi a questo punto noi andiamo a mettere un'altra padella, che è quella lì delle patate già facciamo pronte. Facciamo vedere così prima e dopo le il scaldiamo. Trucco, vedete? Così scaldiamo adesso le patate che sono già pronte. Ok, patate, già questo è un piatto, cioè un contorno, se avete voglia lo potete preparare. In quest'altra padella, bella calda invece, andiamo a preparare il formaggio. Perché cosa abbiamo detto? Le abbiamo ingolosite un po' e andiamo a mettere un bel formaggio stanga, o comunque un formaggio che fila, che è una provola nel caso di improta o una fontina nel caso che volete. Andiamo a mettere quattro belle fette di formaggio, quattro bei pezzettoni così. In questo caso la padella è bella calda, andiamo a metterci il coperchio e le possiamo lasciare. Le lasciamo lasciare lì. Quelle intanto si queste scaldano. Queste qua intanto si scaldano, ma le mettiamo qua perché abbiamo bisogno di un'altra padella. Ok.
che abbiamo un sovrappiù di padelle oggi. Sì, sovrappiù di padelle, ma va bene. Perché dobbiamo andare a fare le uova. Ah, giusto. Però prima delle uova andiamo a fare anche il burro aromatizzato, che va bene in tanti casi. Allora, prima delle uova andiamo a tostare un po' il pane che andiamo a mettere da parte. Questo lo possiamo fare o in padella oppure, ad esempio, se abbiamo tante padelle occupate, io lo metto nel forno. Lo buttiamo nel forno, esatto. Un attimo nel forno, ecco là che il pane è pronto. Ok, intanto che si scalda la padella facciamo il burro aromatizzato. Quindi andiamo a prendere il burro morbido, questo certo. È molto semplice. Questa è un po' una furbata perché diciamo che in questo caso ci accompagniamo il pane, però una volta, siccome noi andiamo a conservarlo nel congelatore, ci può servire anche per aromatizzare la carne, il semplice petto di pollo, qualsiasi cosa noi andiamo ad utilizzare, possiamo usarlo, lo tiriamo fuori dal congelatore, sì. È già pronto. Allora, con la frusta, che vado, andiamo a mettere un po' di senape, che dà un po' di spinta. Un pizzico. Questa cosa del frullo fa veramente ridere. Quindi un po' di mezzo spicchio d'aglio. Mezzo spicchio d'aglio. Un po' di erbe aromatiche. Io ho scelto aneto, prezzemolo e erba cipollina. Quello che vi piace. Un bel po', vedete che deve diventare bello verde il burro. Un po' di sale. E un po' di succo di limone. Che adesso si incorpora. Esatto. E lo ammorbidisce anche un po', eh. E questo è quanto. Possiamo metterlo anche nei cubetti di ghiaccio e questo metterlo andiamo a metterlo a frizzerare? Invece. Sì, possiamo anche metterlo, esatto, certo. Nei cubetti di ghiaccio. Noi abbiamo preso invece una sacca poche, andiamo no, a fare le ricette. No, perché tu hai detto se uno vuole tenerlo esatto, via. Esatto, ma lo mettiamo nel congelatore. Ah, ecco, ah, giusto. Vedi? Lo mettiamo nel congelatore, però insomma, comunque se lo vogliamo portare a tavola un pochettino più carino, prezioso, con una certo. Fetta di un taglierino, un po' di pane tostato. Dobbiamo così. Farlo bene, dai. Dobbiamo farlo un pochettino carino. Adesso andiamo a fare dei ciuffetti come delle meringhe. Così vedete con la punta. È semplice. Poi possiamo fare anche col cucchiaio per chi non ha dimestichezza con la sac à poche, però. Vabbè, questo è più facile con la sac à poche, però, eh. Sì, perché così non si attacca. Non... E lo metti nel freezer. Lo mettiamo nel modo. Freezer. A meno che non lo utilizzi subito, sì, certo, esatto. Puoi utilizzarlo subito. Ma diciamo che va bene comunque metterlo nel freezer a priori, perché sul pane caldo si scioglie lentamente, quindi è perfetto. Adesso andiamo a metterci però un po' di erba adesso cipollina. Devo dire che c'è questa grande moda, che è vero, nei ristoranti, di preparare prima del... mentre uno aspetta il burro aromatizzato. Da noi si usa molto. Ecco. C'è la spuma di burro, spuma anche di perché burro. Da noi il burro è buono. È buono, insomma, quindi intanto burro che di malga, aspetta, quindi un gran si mangia burro. Un bel cestino. Anche il pane, c'è del pane molto speziato, quindi è buono. Quindi mettiamo a mettere un po' dei ciuffetti. Com'è? Intanto che Barbara lo faceva, che è un po' una rivisitazione del burro maître d'hôtel. Sai che certo. Tutti i burri avevano i nomi e è una cosa che facevamo da alberghiera tanti anni fa per fare la sogliola. Vedi che tutto torna? Tutto torna. Un goccino di... Noi l'abbiamo personalizzato con la senape e il limone, certo. Così li abbiamo... Una volta ci fai vedere come si fa il burro in casa, certo. Che è interessante. Facciamo un bel lo fai burro. Tu. Allora, un po' di grani di sale. Granelli di sale che li danno freezer. Un po' di... Freezer. Questo okay. Nel freezer e noi ce l'abbiamo quello pronto. Esatto, pronto nel freezer, pronto perché il pane poi sarà caldo. Quindi vi abbiamo insegnato a fare questo burro, molto interessante, da usare col pane. Abbiamo fatto le patate bollite, poi tagliate con la cipolla sopra, belle, insomma, rinvenute. Il formaggio morbido è a posto. Esatto, e qua abbiamo fatto il pane bello tostato per accompagnare dopo esatto. Le nostre uova. E andiamo a dedicarci alle uova. Adesso facciamo una cosa che usiamo la stessa padella. Sì, anche perché non ne abbiamo più. No, no, ma era voluta. No, era voluta. Poi noi donne siamo brave in questo, perché siccome poi... Dobbiamo lavarle noi. Esatto. Hai capito, allora è meglio fare. Anche se devo dire che a casa mia la stanza più condivisa è la cucina. È la cucina, anche a casa mia. Devo dire che chi c'è, anche i ragazzi mi aiutano molto. E poi devo dire che noi i ragazzi... abbiamo un patto, che chi è più stanco fa meno.
Allora, magari quando qualcuno ha studiato tanto, allora non deve fare, faccio io. Se magari io invece arrivo a casa molto stanca, fanno loro. Cioè, il patto di aiutarsi a seconda della stanchezza di ognuno. Sì, noi, esatto, ed è bellissimo. Poi c'è chi è sempre molto stanco e c'è chi invece lo è, finge di... Però è molto bello. No, da noi è ecco. Bello perché, sai, hanno sempre degli amici. I cani sono lì sempre pronti, anche casa mia è un porto di mare. Esatto, quindi, la casa è sempre aperta e mia, lo sanno, insomma. Esatto. Quindi a me fa più piacere averli a casa con gli amici che saperli chissà dove. Quindi... Questo è il pensiero condiviso di ogni genitore, anche io la penso così. Vedete, allora... specchi, guardate che bella questa idea. Sopra le fette di specchi intanto stanno prendendo, mettiamo le uova. Esatto. Invece di metterle sopra, come spesso abbiamo visto fare, facciamo il contrario, lo speck sotto. Così si insaporisce il bianco dell'uovo, si insaporisce tutto. Ci andiamo a mettere il sale e andiamo a coprirle con un coperchio, però non deve essere completamente chiuso. Così. Quindi andiamo a fare questo lavoretto qua. Un po' e un po'. Un po' e un po', guarda, facciamo questo così. Questo è più grande? No, sarà uguale. No, è uguale, guarda, facciamo così. Perfetto, finché abbiamo fatto tutto. Si cuoce, abbiamo fatto veramente tutto, guarda, siamo, come dire... Dobbiamo soltanto aspettare la cottura delle uova e andiamo a mettere a scaldare sulle un po' uova. Le patate. Esatto, sulle uova. Andiamo a mettere sulle uova il formaggio fuso. Ah, è vero che abbiamo qui dietro. Guarda come e abbiamo fatto il nostro piatto da guardate paita. Che meraviglia il formaggio come si è fuso quando adesso è bello caldo. Adesso guarda cosa facciamo, Ecco, questa è una roba meravigliosa, ragazzi, cioè, capite? No. Mi aiuto con le mani perché... Beh, ma le mani sono importantissime. Guarda che roba. Mauro, ti è venuta la colina. Mattia sta guardando. Questo, certo, è un piatto un po' lontano, no, dalla vostra terra, ma... Proprio un flashback, perché è una delle colazioni che mi ricorda una mattina... all'uscita di una discoteca tanti anni fa erano le 6 chissà che ricordo. Con il figlio di un amico che abbiamo in comune, quindi è venuto in mente un po' di cose. Ecco, vedete, poi questo finisce dentro delle patate. Qua è o dopo sci o durante lo sci o discoteca, perché sì. E poi comunque in montagna anche guardate, durante si può salutare. Posso dire che in montagna si ingrassa la metà, lo sapete, perché è una cosa importante questo da dire, perché il metabolismo viene accelerato. Guardate che, ecco, qua si porta la pentola, no? Guardate questa pentola che cos'è! Guardate che meraviglia! Poi abbiamo il nostro burro. Allora, adesso facciamo che mettiamo il burro. Lo, vedete, lo spalmiamo, se vogliamo spalmarlo. Sì, dai, spalmiamolo, spalmiamo, vero? Sì, abbiamo ancora un po' di... Poi ne mettiamo qualcuno così. Qualcuno lì per quelli che vengono dopo. Questo dovrebbe bastare. Esatto. Guarda, facciamo così, vedete il burro che è stato frizzerato, aromatizzato, si spande, poi ci mettiamo su, ognuno si prende nel piatto la sua porzione. Guarda, facciamo così. Ecco, no vabbè. E voilà. Io adesso sapete che cosa farei? Io mi metterei qui, adesso mi chiederei una sedia, mi porterei sto piatto là. Voi andate avanti e io mi mangio tranquillamente questo piatto che per me è perfetto, almeno per i miei gusti, e quindi mi metterei là a mangiarlo. È che non posso, va bene. Non si può. Grazie a Barbara De Nigris. Grazie.